Questa è la storia di un bambino di nome Stefano Roy. Stefano era figlio di un capitano di mare e aveva un sogno: diventare un marinaio. Al compimento del suo 12° compleanno chiese al padre di salire a bordo del suo veliero e di navigare insieme. Il capitano esaudì il desiderio del figlio. Salparono e quando furono al largo, Stefano chiamò il padre: «Papà, papà, che pesce è quello?» «Quale pesce?» chiese il padre, che proprio non riusciva a capire che cosa il figlio gli stesse indicando. «Quello! Quello scuro che spunta ogni tanto dalla scia della barca e ci segue!» Il capitano andò a prendere il cannocchiale per scrutare meglio la superficie del mare, ma non vide nulla. E a quel punto capì. «Figlio mio, quello è il colombre. È una sorta di pesce cane, il pesce più temuto da tutti i marinai del mondo. Solo una persona lo può vedere, quella a cui è destinato. Il colombre la seguirà tutta la vita, finché non la divorerà.» La notizia cambiò la vita al piccolo Stefano Roy. Il padre tornò in porto, lo fece scendere dalla barca e si ripromise di farlo crescere lontano dal mare. E infatti Stefano dovette trasferirsi in una città. Gli studiò e diventò grande, finché il padre morì. E a quel punto Stefano capì che doveva esaudire il suo sogno, diventare un marinaio. E lo divenne, dimostrando anche grandi qualità. Navigò tutta la vita, ma sempre con accanto il colombre che lo seguiva. La sua dannazione, la sua maledizione, il suo destino. Finché Stefano si ritrovò vecchio. E a quel punto si disse: non aveva più niente da perdere. Si fece calare in mare per incontrare e sfidare finalmente il colombre. E non passò molto tempo che il pesce arrivò. Era diventato anche lui vecchio e stanco. Gli venne vicino e gli disse: «Quanta strada m'hai fatto fare? È tutta la vita che ti inseguo e tu sei sempre scappato. Pensavi che ti volessi mangiare. Invece io dovevo darti questo.» Spalancò la bocca, tirò fuori la lingua e porse una perla fosforescente. «Questa è la perla del mare. Colui che la possiede avrà per sempre forza, amore, potenza, pace dell'animo.» Il vecchio Stefano la prese e capì: «Povero me, sono scappato tutta la vita. Ho avuto una brutta esistenza io e ho rovinato la tua esistenza a te.» C'era una volta, anzi c'è ancora, una libreria che si chiama Colombre. Si trova ad Erba. È qui che io trovo le mie perle, quelle che mi danno coraggio e felicità. Io mi chiamo Carla e sono una libraia. Qualcuno dice una spacciatrice di libri. A me piace definirmi una narratrice e una divulgatrice di storie. Sì, perché mi piace leggerle, ascoltarle, raccontarle, custodirle e donarle a chi incontro anche qui, sapendo che sono tesori.